tutti, piccoli e grandi avventurieri! Come state? Io sono Alessia e qui siamo sul mio canale, Alessia Adventure! Oggi è un giorno super speciale perché sto andando a fare il mio primo bagno a mare da quando sono tornata dall'Inghilterra. E probabilmente sarà anche l'ultimo o uno degli ultimi, visto che siamo praticamente a settembre inoltrato e non è più tempo di mare. Anche se c'è ancora abbastanza caldo. Comunque sono contentissima di andare a mare, ma non ci andrò da sola, sto andando a mare con Sonia. Infatti adesso la andiamo a prendere a casa e dopo andiamo a mare tutti insieme. Ma ovviamente se vado a mare con Sonia non posso non farle uno scherzetto. E non so quanti di voi si ricordano questa. Questa qui era una pallina super sguisciosa con tante palline dentro che tu la ammaccavi così ed era super antistress. Ma che Marco aveva bucato, quindi avevo deciso di tagliarla in un video per vedere insieme come erano fatte le palline all'interno. E ci siamo resi conto che sembra proprio la testolina di una medusa. Quindi adesso andremo a creare in qualche modo delle zampette morbidose che si muovono tutte mentre sono in acqua e faremo uno scherzo medusa a Sonia. Sarà super divertente perché lei ha il terrore delle meduse, così come me d'altronde. A voi invece le meduse fanno paura? Scrivetemelo nei commenti. Ok, mettiamoci subito all'opera per preparare le zampettine di questa medusina. Allora, ho preso uno di questi sacchettini qui per congelare le cose e lo andiamo a ritagliare in modo da creare delle striscioline che andranno poi a formare le zampette. E questa parte qui con la scritta la togliamo e andiamo a creare le zampette da questa parte qui super trasparente, che così in acqua darà soltanto la sensazione di movimento come succede con le meduse. E abbiamo tutte queste belle striscioline qui. Adesso li andiamo a incollare tutte qui intorno con un po' di colla a caldo. Eccola pronta! Cioè, immaginatela in acqua, sembra proprio una medusa! Sono super soddisfatta del risultato, adesso spero che non si sciolga tutto quando la mettiamo in acqua o che perlomeno resista quei 5 minuti adatti per fare lo scherzo a Sonia. Adesso ci vediamo direttamente sotto casa di Sonia, a dopo! Sono qui sotto casa di Sonia che aspetto che scende e poverina è del tutto ignara dello scherzo che sto per farle, non vedo l'ora di essere in acqua! Lasciate un like se anche voi non vedete l'ora di vedere la sua reazione. Sonia, sei pronta per questo bagno a mare? Sì, finalmente! Siamo super attrezzate, pronta per far esplodere una bomba. Per carità, però per gonfiare qualche materassino magari quello sì. Allora ragazzi, qua ci sono delle novità, ovvero... Abbiamo preso un pedalone! Yeah! Solo che non lo sappiamo guidare e abbiamo paura di investire le persone. E di capovolgerci! Però ce la faremo! Virare! Tutto a bordo! Abbiamo anche un'ancora da buttare! Ed è proprio lì! Guardate Alessia com'è la nostra capitana! Cerchiamo di non fare gli autoscontro con quell'altro! Direi di no! Allora, questo qui serve per manovrare il pedalò e decidere da che lato andare. È il momento di buttare l'ancora! Forza e coraggio, se non cado prima io in mare! Vai Capitan Findus! Ragazzi, chi scommette che cade in mare? Io scommetto che cade in mare, non mi fido per niente di me. Anche perché soffro abbastanza il mal di mare. Questo dondolio qui non è per niente gradito al mio stomaco. Ottima idea venire qui su questa barchetta allora. Questa è l'ancora. 3, 2, 1. Vada! Affonda! Ciao ancora! Io devo entrare in acqua, se no vomito. Sonia, sei pronta per farci il bagno? Sì, finalmente! Non vedo l'ora! Che relax! Chissà se ci sono dei pescioloni enormi in quest'acqua così alta, vero? Magari qualche pesciolino sì, ma pesciolone non penso. Sicuramente niente squali, non siamo mica... Quello senza dubbio, al massimo qualche medusina, qui e lì. L'acqua è pulita, però in genere qua non ce ne sono meduse, quindi è vero, è vero, quindi possiamo stare tranquille. E infatti. Pavido capitano si sta immergendo in acqua! E il sole se n'è andato! Ma tu come vai, lo puoi fare? Scusami. Ehi, c'ho i pantaloncini! C'è un po' di vento, mai! Se entro io, entri tu, non esiste questa cosa! Oh, si è buttata! Vabbè dai, visto che si è buttata lei,
la ciambella è lì, quindi buttati e anchiappala. Solo se mettete like mi tuffo. Vai, mettete like a questo video così Sonia si tuffa. Non lo stanno facendo, non li vedo, non è vero. Lo faranno, io li vedo, guarda, lo stanno mettendo, devi buttarti. Bene, lei è entrata in acqua e questo è proprio il momento adatto per tirarle la medusina. Lei è lì appollaiata che si fa i fatti suoi. Noi prendiamo la nostra medusina e gliela tiriamo di sopra, letteralmente. Ti avvicino un po' che ti stai allontanando troppo. Guarda di là. Non lo vedi? Guarda. Sonia, hai una medusa davanti. Hai una medusa. Sonia, scappa. Fammi salire. Aspetta qua che ti prendi di fa male. No, ma tolta la scaletta. Rimarrai in acqua. Bloccata lì! Soltanto! E vabbè, non mi fai niente! Tu ce l'hai mai avuto un morso di medusa? No! Aiuto! Ma è morta, sembra tipo morta! No, a me sembra viva, guarda, si muove! Oh, non mi pensate, che schermo! Ale, fammi salire, dai! Facciamo così! Ok! Mi metto di sopra la ciambella, così, diciamo, non ha dove andare! Ok! Ragazzi, guardate, questa operazione è super pericolosa! Oddio, sta attento, se ti piace! Sonia, tu non sei abbastanza coraggiosa. Vieni, ti aiuto a salire, vado a prenderla io. Adesso vado a prenderla io con le mani. Ce ne dobbiamo andare, qua è pieno di medusa, ci fai male. Ma io ne ho vista solo una, non capito. Pieno io... Ale, accanto, ce l'hai accanto, Ale. Oddio, la vado, aspetta. No, ecco, brava, prendi, attento, attenta che ti fai malissimo. Bravissima, ragazzi, guardate, abbiamo pescato una medusa. Sopra, sei pazza? Ma che ce l'hai in mano, Ale? Sì, sei pazza? Sonia, sei su scherzi a parte. Questa medusina l'ho fatta io con uno squishy. Ma è quando? Sì, ho avuto un problemino con la fotocamera e ha smesso di registrare proprio sul più bello e me ne sono resa conto soltanto a casa oggi mentre montavo il video. Avrei voluto rifare lo scherzo in modo che voi potevate vedere anche la reazione di Sonia nel momento in cui ha scoperto che era uno scherzo, ma ovviamente non potevo rifare tutto perché lei ovviamente sa dello scherzo, quindi che scherzo è se sai dello scherzo? Cioè, non ha senso. Comunque, per fortuna si è vista la parte più importante, ovvero quando ho tirato la medusa a Sonia e avete visto che reazione super divertente che ha avuto. Vi giuro, è stato lo scherzo più divertente del mondo. Voi scrivetemi nei commenti quali scherzi divertenti avete fatto ai vostri amici e suggeritemi qualche altro scherzettino da poter fare a Sonia o a Marco o a mia sorella. Scriveteli tutti nei commenti qui sotto e io li realizzo. Comunque, volevo ricordarvi di iscrivervi sia al mio canale che a quello di Sonia, accendere le campanelline e seguirci su Instagram e su TikTok. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!